I frutti del patto per la sicurezza Viminale-ANCI siglato per il Molise nel febbraio 2015 sono ancora poco sicuri, almeno nei tempi. Le telecamere di sorveglianza installate nei maggiori centri del Molise grazie a quel patto non sono ancora pienamente operative e mostrano i segni dell'età. A Campobasso si attende il collaudo per i 140 occhi elettronici aperti nel 2019 grazie ai fondi del Ministero dell'Interno gestiti dalla Regione Molise. Diverse le criticità emerse, tra cui la difficoltà nell'identificare le facce delle persone e nel leggere le targhe delle autovetture. Un'altra lacuna è rappresentata dalla tecnologia su cui viaggiano i dati, prevalente l'uso del wireless. Pause nella registrazione e cali nella qualità delle immagini sono limiti che il ricorso alla fibra ottica avrebbe forse scongiurato. A Isernia i lavori di Siemens Cellcom, il raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato l'appalto, sono appena ripresi su sollecitazione della giunta cittadina. L'auspicio è che si arrivi a completarli entro qualche settimana. Poi le 47 videocamere potranno essere integrate con 5 nuovi varchi elettronici per il monitoraggio delle targhe. In qualche caso si provvederà a potenziare il collegamento grazie alla fibra ottica e all'allacciamento con il sistema di illuminazione esistente. Queste telecamere, dove c'è buio, scontano un abbassamento della vista. Più avanti si è a Termoli, dove da fine ottobre si è entrati nella fase di test per la settantina di videocamere che si aggiungono a quelle installate in precedenza dalla giunta comunale. Le immagini registrate dai 70 occhi elettronici sono talvolta già utilizzate dalle forze dell'ordine, nonostante il rodaggio debba ancora essere completato. Solo a test ultimati sarà possibile il pieno passaggio di consegne all'amministrazione cittadina. Né a Termoli né altrove si è concretizzata la possibilità, ventilata al momento del lancio del progetto, di collegare le videocamere con il Centro Elettronico Nazionale della Polizia a Napoli.